è un'organizzazione sicuramente che sta diffondendo del terrore. E la cosa che io ovviamente spero è che si possa risolvere tutto con qualche trattato di pace, qualcosa che comunque possa mettere d'accordo tutti e non fare altri scempi, come diciamo ritornare un pochettino a delle conquiste barbariche che ovviamente non sono cose che ci aspettiamo in questo secolo. C'è sempre un dubbio sul fatto politica o non politica, ci potrebbero anche essere, soprattutto qua in Sicilia, perché abbiamo noi la base militare americana e abbiamo molti dei loro clandestini cristiani rifugiati qua. Non sono perfettamente al corrente di tutte le informazioni che ci sono, sicuramente c'è molta disinformazione, c'è molta paura mischiata allo scetticismo e forse all'inconsapevolezza. Vedo parecchi ragazzi qui anche tra di noi che giocano e scherzano sui video che fanno, è una vera e propria politica del terrore, fanno vedere dei video davvero davvero sceni. Qui a Catania non so se c'è qualcuno che fa piacere vedere questi video, ma non c'è una reale paura, penso. Ho fiducia nelle istituzioni, a me non dovrebbe succedere. Il fattore che loro dicono a Roma, verremo a Roma, distruggeremo Roma, l'Italia, questa situazione qua, non credo che arriveranno qui. La paura c'è, però cerchiamo di non pensarci. Penso però che sia veramente un movimento serio, penso che ci sia da spaventarsi. Certo, da prendere le giuste precauzioni, da prendere le giuste misure anche in campo dell'immigrazione, perché no, perché per l'appunto sappiamo che hanno minacciato di mandare, come si parlava poc'anzi, dei barconi con dei clandestini che possono essere infiltrati in questo movimento. Avrei ovviamente paura, sicuramente, quindi la cosa che ci aspettiamo penso tutti è avere maggiore controllo e maggiore sicurezza, sicuramente.